tutti. Scusate l'incertezza, ma c'era Leandro, come sempre, che sta qui accanto a me, che sta dietro gli schermi, mi faceva degli strani cenni, non sapevo se ero in video, se dovevo parlare oppure ancora no. Quindi scusate l'entrata un po' così comica. Allora, come state? Tutto a posto? Ci siamo visti da poco nella diretta durante il progetto di Eleonora di Leo e visto che mi sono trovata comoda, ho deciso anche questa di farla comodamente da seduta. E quindi oggi vi parlerò delle novità di Yupla Craft Primaverili, direttamente dalla scrivania, quindi seduta proprio a mio agio. E allora, voi state bene? Spero di sì. Il tempo oggi non è proprio dei migliori, almeno qui da noi, per presentare delle novità primaverili, però la primavera è anche un po' questo, no? Un po' giornate belle calde, con sole che splende, giornate magari dove bisogna portarsi dietro l'ombrello e le scarpe per, diciamo, come si chiamano, quelle impermeabili per non bagnarsi i piedi. Allora, io vedo che intanto cominciate ad arrivare e come vedete appunto dal titolo, ciao Nicole, come vedete dal titolo diciamo un po' della diretta, è primavera un mese dopo perché dovevamo presentare questi prodotti molto tempo fa. Ciao Maria Antonietta, no molto tempo fa, un mesetto fa, giusto appunto per l'arrivo della primavera, quindi a marzo. Però diciamo la situazione non era delle migliori, c'è stata un po' questa emergenza sanitaria, quindi abbiamo preferito posticipare il tutto più avanti. Però adesso insomma credo sia il momento di entrare con queste novità perché poi ci portano anche un po' di buon umore e di creatività che in questo momento ce n'è bisogno. Allora, io direi ciao Veronica, vedo che arrivano i primi saluti, state iniziando ad arrivare. E quindi io direi che facciamo, boss? Che facciamo, Leandro? Chiedo consiglio Procediamo, perché lui non si vuole mai far sentire, ma e invece lo procediamo. Sono reclamano. stanco, dai, su. Parto da questo presupposto che oggi sono Scusate, ho stanco. fatto Pertanto faccio macello. un saluto anch'io a tutte le persone che ci stanno guardando, ma sono stanco, quindi parteciperò poco, non lo so. Vabbè, vediamo. Però Comunque sto c'è, qua, sappiate che ci c'è, sono. quindi se volete coinvolgerlo, scrivete messaggi per lui, vedete che secondo me lo convincete anche a dire la sua. Ciao Laura, ben arrivata anche a te. E quindi niente, allora io procedo con Ecco, Claudia ci scrive che vuole vedere tutto e adesso andiamo ad accontentarla pian pianino, poi tanto sapete che noi facciamo anche il riepilogo, ormai è una nostra caratteristica, quindi intanto iniziamo, poi chi arriva dopo avrà la carrellata finale. Allora, io partirei subito con un po' di legnetti dalla mia cestina, io ogni tanto scusatemi molto, ma me la sono preparata, ma ovviamente, quando mi sono messa a sedere mi sono accorta che l'avevo messa troppo lontano, quindi non ci fate caso. Ecco anche Pazzi, ciao! Allora, Dai iniziamo Leandro, quindi subito. dicono mi Ah, chiamano pure a vedi, me, dai vedi, Leandro, ecco, dai, vedi. invitiamolo, quindi. Ok, dai, vedi che se lo chiamate in causa risponde. Allora, vi faccio vedere la prima cosa che ovviamente non poteva mancare ed era il legnetto outline dedicato alla primavera. E perché l'abbiamo fatta tutte le stagioni, questa era l'ultima, quindi abbiamo chiuso il cerchio dell'anno e anche primavera doveva essere fra quelli insomma che erano disponibili. Quindi adesso avete tutte, oltre questa chiude appunto le stagioni disponibili, quindi potete fare anche da adesso un album dedicato a tutto l'anno, quindi ogni stagione potrebbe avere una sua copertina oppure un suo divisorio proprio con queste scritte outline. Ciao Monica, buonasera anche a te, ecco che continuano ad arrivare gente. E quindi Pazzi dice tira fuori tutto il repertorio, va bene, datemi tempo. Quindi questo era un pochino diciamo, il primo, perché ovviamente introduce quello che è il tema di questa diretta. Allora, io vado, procedo, poi se volete fare delle domande, se avete delle curiosità, come sempre noi siamo a disposizione, siamo qua. Intanto sentite il mio solito spacchettamento, perché ovviamente ormai anche questa è una caratteristica, no? Quindi, allora, andiamo intanto a vedere un po' di fiorellini. Come al solito vi faccio vedere set per set come è composto. Scusate che inquadro la camera. Per
Aspettate che, allora, questa è la prima diretta che faccio dalla scrivania, quindi mi devo un attimino fasare, quindi abbiate pazienza e siate, come si dice, non magnanimi, Beh, gentili, state gentili, ecco. tranquilli, Allora, quindi abbiamo qui questi primi set di fiori un po' stilizzati, perché quest'anno la nostra primavera è così, un po' stilizzata, un po' stile doodle, perché è un po' giocosa, ci piace anche giocare con le grafiche. ciao Ciao, Laura. ciao Laura, eccola qua anche lei. Quindi abbiamo, diciamo, il primo articolo che è fatto da questa serie di sei fiorellini che sono simili fra loro, sono tre grafiche, C'è chi ti dice disegni. ciao bellezza, io non vedo Oh, l'ora. ciao Federica, ciao, grazie per essere con noi. Saluto pure Ecco anche Eleonora. Eleonora, ciao. E quindi niente, sono sì anche questi pieni e vuoti e come al solito potete anche mettere. Io poi adesso, stando alla scrivania, vedo anche questi commenti, quindi ho anche difficoltà perché ogni tanto insomma mi scappa un po' da ridere per i vostri bellissimi commenti. Maria Antonietta dice appunto che le prudano le mani. Quindi, come vi dicevo, anche questi, come abbiamo fatto anche di altri diversi articoli, sono sovrapponibili, quindi potete avere anche il pieno e il vuoto. Ciao Sara! E quindi avete un effetto molto spessorato, però potete anche fare una colorazione sulla parte piena con gli acquerelli, copiche, quello che volete. Tu sapete che i nostri legnetti sono colorabili quasi con tutto. Ciao Veronica, sono contenta che ti piacciono. E poi sopra magari fare altre lavorazioni oppure imbossarli, quindi sono, come si dice, uno stimolo anche per la sperimentazione. Ok, allora io andrei avanti, aspettate che mi serve un po' di tempo per radunare il tutto, perché vorrei metterle via con ordine, non fare il mio solito spargimento di legnetti per tutto la scrivania. Allora, a parte che ci siete abituati, quindi insomma, lo sapete, come si dice, sono così, o mi prendete così o cambiate canale. Allora, andiamo con altri fiorellini, sempre stile doodle. Allora, anche questi sono dei soggetti diversi, ci sono grandi e piccoli, quindi abbiamo lo stesso soggetto che si presenta in più, in due misure. E niente, questi sono dei piccoli fiorellini che anche questi possono essere decorati, imbossati o quello che volete, e poi ovviamente possono essere abbinati anche a delle fantastiche foglioline che vi mostro subitissimo. Queste le voglio fare veloci, fiori e foglie le faccio veloci, se riesco a spacchettare, non ci riuscirò mai. Ok, con delle foglioline, perché la grafica sotto mi dice ancora fiori, io invece gliela faccio cambiare perché i fiori li ho tolti e ho messo le foglie. Ecco qua, altre fantastiche foglioline, sempre molto simpatiche. Scusate, ma ecco, devo inquadrare bene. Molto simpatiche, anche queste si prestano a tantissime lavorazioni, sia per il layout che per comunque anche le card, i mini album, sono, diciamo, le dimensioni sono un po' più grandi, un po' più piccole, però si prestano bene anche ad essere accoppiate fra di loro, o comunque utilizzate mettendo delle carte sotto, oppure colorando lo sfondo, quindi tante tante cose ci potete fare. Oh, vedi, le foglie a Sara piacciono, vedi? Quindi niente fiori, foglie. Ok, io intanto cerco, eh. Tu vuoi dire qualcosa, Leandro, nel Ma frattempo? io ho poco da dire, te l'ho detto, oggi sono stanco, Ci lo vedi, non vedi, non riesco capisco. a farti parlare. E ci dicono che comunque Laura ci dice bellissimi fiori Ah, con le grazie, foglie, Laura. ma poi che te lo dico a fare che adesso siamo talmente evoluti che tu i commenti te Sì, li vedi in avete diretta, notato che siamo diventati un po' più interattivi. siamo diventati Io interattivi con ancora i no, commenti, diciamo, però ma tu vi non diventerai sto. mai interattiva in vita tua, non è che è Vabbè. proprio difficile, tu e la tecnologia siete due mondi Sì, paralleli, non vi penso anch'io. incontrerete Però mai. diciamo, dai, sto cercando Però di è così. Sì, impegnarmi, no? Per va bene, va bene, farti ammattire il meno possibile, anche se. va bene. Allora, fammi ammattire, mi fai ammattire tutti i giorni, figurati se ci aggiungi questo, perché guarda che non ci vanno. Certo. E poi diciamo che questo Abbiamo il Eleonora. primo, la prima vittima, Ah, perché Eleonora è la prima. purtroppo Eleonora sviene, Quindi sviene per via delle foglie. l'abbiamo Vedi, abbiamo perduta anche le nella persone sulla diretta. coscienza,
Tra le altre cose anche le persone sulla coscienza, perché non Esatto. basta, scherzi. E quindi insomma, niente, lei non ci seguirà più nella diretta perché ovviamente, essendo svenuta, ce la siamo giocata. Allora, visto che le foglie hanno riscontrato un successo, io vado con il filone delle foglie. Quindi andiamo con dei rametti. Ok, inizio lo sparpaglino. Una serie di rametti, anche questi sono pieni e vuoti e anche questi sono sovrapponibili. Questi addirittura possono essere anche riempiti, insomma, ci potete veramente giocare. E sono dei rametti con delle foglie e poi diciamo, dei piccoli pallini che potrebbero essere, diciamo, delle bacche, dei, come si chiamano, Leandro? Tu che sei naturalista, si dice? Amante della... No, io sono naturista, ma è un'altra cosa quella. È un altro discorso quello. Io sono un naturista, ma è diverso. Vabbè, comunque questi qua io direi un termine molto non proprio tecnico, pippolini, Se ecco. ci dice pazzi, dice Interactive Yucca. simpatica questa Mentre definizione. l'onore ci fa Ah, sapere che si è già sei ripresa, ripreso, cioè ci ha messo poco, sì, visto? bene, bene, così almeno può essere dei nostri. Quindi questi rametti, insomma, chiamateli come volete, però scusate. Potete Vai con le colorarli in foglie, maniera sviene diversa, ancora. ecco, oppure potete Incredibile. anche applicarci dei pippolini colorati, insomma, quello che vi suggerisce la vostra fantasia e creatività. I pippolini. Sì, io dico così, però capisco che non è un termine propriamente, come si dice, né della natura né tecnico, è proprio credo sia inventato da me. I I pippolini. pippolini, Pippolini sì, e pispolini. pippolini, I sì. pispolini, a Tu seconda dovresti di quello saperlo che è, se bene. cambiano le cose, è vero. Ok, ed ora andiamo con delle altre foglie. Quest'anno proprio foglie a go-go. È una serie di foglie, perché sapete, noi facciamo sempre un po' di pacchettini, chiamiamoli così, misti, dove dall'interno trovate dei soggetti che sono o ripetuti oppure diversi, oppure ripetuti in diversi soggetti o misure. E queste sono appunto dei gruppetti di foglie che sono a 4, a 2 e a 3 e che possano essere combinate con i vari fiori, che possano essere sia quelli che vi ho fatto vedere prima tagliati in cartolegno, oppure potrebbero essere anche dei fogli che voi avete su delle carte pattern o altri tipi di fiori fatti magari, ne so, all'uncinetto, in stoffa, in feltro, quello che vi viene in mente o che E tu avete fai in mano. svenire di nuovo Eleonora, sicuro, perché gli avevi tirato fuori le Le foglie, foglie, quindi e abbiamo quindi Eleonora capito ci che svenne di nuovo. Eleonora ha una passione per le foglie, quindi ci doveva avvisare prima, quindi magari le facevamo vedere o prima che arrivasse o lei si dice Certo. la escludevamo dalla trasmissione delle foglie. Allora, quindi foglie, 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 questi sono, io qui sembra un po' un cespuglio, non so come dire anche qua, però diciamo dei gruppetti di foglie, diamogli un nome simpatico, va? Ok? Come no? È tutto ok, tutto ok. E Procedo. l'amore? E l'amore? Non era così la domanda. Come va? Come L'amore? va? Ok. Qui ci fanno sapere che tutti le adorano le foglie. Ah, ora che faccio? Faccio un mix Non lo so, foglie. e poi hanno detto pure che quelle a due sono cuoriciose. Ah, queste. Ecco, Cuoriciose. queste, vediamo un po' se sono queste, Laura. Facci Queste qui sapere. dovrebbero essere cuoriciose, a quanto Perché sembra. sembra che fa. Sì, è vero, sembra un po' l'om. Con un po' di fantasia è vero che ci possiamo vedere anche un cuore, vedi? Sì. Quindi potete utilizzarle anche per i vostri layout amorosi. I Ma layout che cosa volete amorosi. di più? E adesso facciamo un mix Ma di... i layout amorosi. Ma che layout sono i layout amorosi? Sono dei layout Sono dedicati dei layout d'amore, vero? dedicati, che ne È so, a una persona certo. amata, figli, Come no. parenti. Ok, qua adesso ho Marta ci messo... dice sono stupendissime. Grazie! Poi invece abbiamo messo Cosa sono foglie. queste? Lecca lecca, che sono? No, allora sono sempre come avevo anticipato, quest'anno la nostra primavera è un po' dura, un po' stilizzata, un po' più divertente rispetto alle altre che abbiamo fatti, agli altri soggetti primaverili che abbiamo, perché abbiamo deciso di dargli questo taglio. E quindi, ecco, giustamente la domanda potrebbe essere quella: sono dei fiori a lecca lecca o dei lecca lecca con le foglie?
a voi l'interpretazione. Comunque, Qui io c'era direi Canzoni anni che 90. Canzoni anni Come va 90. tutto bene l'amore? Era una canzone Ma anni 90. non era ora Albano e Romina Sì, Power ci che sta Albano e facevano un Romina Power, sì. duetto, forse, ma non li seguo molto, però direi che sono loro. Ora io non ho capito Ok. cos'è quel Sono, sì. sono, Sono, sono. non ho capito Forse c'è cosa. un emoticon che però non riusciamo a vedere. Forse la Forse, ah, figurina. roselline, ci Ah, dicono. Rosellina, ecco. Secondo me sono fiori a lecca lecca, comunque. Arriva anche la cosa di dire, Fiori girandola. Oh, fiori questa girandola, qui mi ma hanno ne proprio. abbiamo altri. C'è chi sarà deciso, porti Ah. questi. E poi c'è un altro, dopo fiori girandola, fiori rosa, fiori lecca lecca, abbiamo i fiori fiori, lollipop. Lollipop. Quindi li Ragazzi, con abbiamo queste vi proprio abbiamo proprio scatenato la vostra fantasia, quindi immagino quante cose ci potete tirar fuori, perché insomma, già in un solito fiore ci avete visto tantissime, tantissime cose, quindi le interpretazioni sono state le più varie, quindi a noi ci fa molto piacere questa cosa e quindi niente, insomma, non vi resta che provarli e poi dopo farci vedere qual è stata la vostra interpretazione di questi fiori. Tu per quale opti, caro Leandro? Tra quelle che sono state dette, oppure ce n'hai una tua personale? No, io ho detto dall'inizio, fiori lecca lecca, per me sono Ok, fiori per me lecca sono i lecca. fiori a Non... spirale, però Ecco, perché io ci ho perfetto. visto a vortice, diciamo, Ognuno ecco. ci vede quello che A preferisce, poi alla vortice, sì, fine. perché ci ho È visto quello il discorso. questo motivo. Concordo. Ok, quindi questi sono altri fiorellini. Mi è salita anche la voce in un acuto che non pensavo di poter raggiungere. E poi. Sembrano perfette con le carte di Immagine Lab. Non so quali delle carte di Immagine Lab, perché ce l'ha tante Eh sì, Immagine Lab, infatti quindi ce ne ha diverse, cioè, quindi. Immagine Lab ce ne ha tante, non so quali di Quali dici, Immagine Lab, comari? tra le Facci tante che ha sapere, Immagine Lab. Monica. E Facci conferma sapere. anche Marta, ci dice sì, Sì, vedi? effettivamente. Ora vorrei capire, sono curioso di capire quali sono queste carte, magari poi chiamo Rita e ne E ne parlo. parlo, Stasera ecco. chiamo Rita e ne parlo. Ok, poi allora, questo, no, io, allora, queste mi piacciono molto, me, non dovrei dirlo, però. Allora, qui vi sta cercando in qualche maniera di coinvolgere ancora di più e anche di portarvi a dire, oh, che belli, oh, che belli. Allora, se non vi piacciono, fatemi il cavolo del Ditelo, favore, ditelo. dite, fanno schifo. No, No, perché tu hai portami. detto, questi mi piacciono, No, bellissimo, Dio, mi sono emozionata. no, No, si vede, mi se non vi piace. piacciono, lo dite. Punto. No, Ora vai, sì, fagli metti la vedere. ridarella, poi è finita. Ah, mi ha Sappiamo che le detto. carte sono quelle di Erika Nicomedi. Ce lo Ah, ho capito, conferma sì, sia Maria quelle mi sembra Antonietta che che sono sì. tipo acquarello E per la fucsia. Ah, ecco, precisione, la serie Respira di Erika Nicomedi. vedi? Vedi quante Sì. analogie, belle, belle questa cosa. No, io non è che voglio dire che Devani che sono belle per forza, ho detto queste sono le mie preferite. Cioè, le Voi mie se vi preferite fanno mi schifo, dite che piacciono, fanno schifo, non fatemi sono il le mie favore. preferite, mi piacciono Lo molto. preferisco che dite che fanno schifo, se vi Ok, fanno schifo, ok? io di solito non do il mio voto, però Oh. queste a me piacciono molto. Vediamo che cosa dicono. Sono delle bustine con un'esplosione di fiori. Ora Leandro mi dice No, io non dico che cosa hai nulla. fatto, però a me piacciono perché sono molto simpatiche, possono essere colorate, possono essere per una card molto anche Ecco. semplice. Danno. Quindi, vedi, meno male, Monica mi ha dato un attimo di sostegno. Ciao Emanuela! Ci ha dato un attimo di, meno male, insomma, di Uno soddisfazione, mamma con quindi. i cuoricini. E quindi vedi, meno male, dai, ho avuto almeno qualche. Mi hanno tirato su di morale perché di solito Leandro poi dice sempre di te Ma no, ma pure. non è che io dico qualcosa, ho detto che l'hai presentato talmente con questa emozione che poi in qualche modo No, coinvolgi pure troppo, no, vorresti io lo far sai che non dico pensare mai, che... a me piacciono tutte le cose che facciamo, perché comunque facciamo noi, però Ecco. nelle varie grafiche, nei vari soggetti ci sono quelli che poi magari preferisco perché mi rispecchiano di più. Ecco, anche Maria Antonietta, insomma, dai, meno male, Abbiamo dei grazie wow, quindi ragazze. alla fine dai, vuol dire che sei riuscito a Meno convincerle, male, anche se non ci non le credono, ho anche se non ci credono, tu le hai pagate, non convinte, le ho questo pagate, non è giuro. vero, sì, non ci credo, guarda. Quindi queste sono le bustine fiorite, insomma. Ecco qua. Vado? Queste sarebbero belle anche grandi, Ecco, io attenzione, non vedo più niente. Ecco. attenzione.
Vedi? Non so cosa hai combinato. Niente, no, c'ho, diciamo, mi Ok. allarmi un attimo. Diceva che queste sarebbero Belle, belle anche grandi. anche grandi. Chissà, vedi, magari il tuo suggerimento potremmo seguirlo, sai, noi siamo sempre attenti e ci piacciono molto i vostri consigli. Ok, sono bene, mi sono persa un po' di messaggi, non ci sto capendo più niente, bustine Non ti fiorite. Ok, preoccupare. vado, cambio, vai. Che mi sono emozionata. Mi sono Sei emozionata emozionata, gli sono cadute le bustine. Voi non potete capire che ha combinato adesso. Sei Scusate. talmente emozionata per queste bustine fiorite, quando le ha messe via, in realtà gli sono cadute in terra e adesso sta piangendo. Allora, No, quindi, no, mi si è ha preso. commossa No, mi, addirittura. no, non è Ma che mi. sì, ti sei commossa, No, mi ha dillo. preso la risaiola. Sì, vabbè, dicono Comunque, tutti così. andiamo, dai. Andiamo, sei tu che c'hai tutto, io sto dall'altra Allora, poi parte. partiamo invece. Allora, per quanto riguarda i legneti, abbiamo finito. Ok. Non vedi che si sta piangendo? Ragazzi, Mi sta scappa da ridere, piangendo, dai, mi ha rendetevi preso a ridere conto? perché ho fatto un casino. Ha fatto un Ho casino fatto e un se casino. piange. Oddio. Perché lei è una Vabbè, ora piangiona. no, rientro un attimo nella situazione. Raimondo e Sandra, ecco, siamo noi, sì. Sì, Quindi vero, siamo vero, i, come confermo. si dice, gli eredi. Ok, allora invece per quanto riguarda la linea Prisma, abbiamo fatto un'altra serie di Color Charmés, che sono ovviamente tutti a tema primaverili, quindi riprendono un pochino le grafiche, e abbiamo fatto dei colori, queste saranno le nuance del prisma della primavera, quindi il viola, il fucsia, un colore giallino chiaro per diciamo smorzare un pochino, e le foglioline in due colori diversi. Questo, come vedete, riprendono poi quelle che sono le grafiche Ecco, del brava, alzali un tarocchetto. pochino Ok, perché erano falli vedere questi. singolarmente, perché purtroppo il riflesso dà qualche problema della luce, Ok, quindi magari un quindi po'. sì, sono le Sì. foglioline. Ecco, questa è la stessa fogliolina doodle. Più piccola, prendo sotto È questo, bellissimo oh, il ecco, fatto che non oh, riesce a mettere a fuoco lei. perfetto. Poi È un abbiamo la fenomeno. farfalla. Sì, questa bianca su bianco sei. No, no, ma complimenti, non ci hai capito tutto dei colori, sì. Allora, tanto non è bianca, ma è un giallo. Scusa, è un giallo, scusate. Ok, però vedi che era attrezzata. Faccio vedere subito sempre il giallo quasi trasparente. È molto tenue come colore. È tenue. Sì. Specifichiamo, è È tenue. tenue. Ok, metto dietro. Poi abbiamo il. Vediamo se ce la faccio. No, Non si ce la vede? farei mai. Ok, No. Ok. fermati. Evviva il Vai. viola, la farfalla. Il viola. Il fiorellino che ha riscosso tantissimo successo, quindi girandola, Microfono. vortice. Ah. Non riesce a mettere a Non fuoco, ma è più ragazzi, forte di non ce la lei. Non ha faccio. capito che deve prendere dall'altra parte perché c'è la luce e quindi è molto più semplice, ma tanto non ci riuscirà mai ugualmente. Ma Quindi sì, dai. prendete per buono che poi L'avete rivedrete le visto, foto. dai. Via. Ciao Sara, Ciao eccolo, Sara. eccolo a fuoco. Eccolo, eccolo, Ecco, hai quindi il visto? fiorellino, vedete che avete amato tanto fra le Perché gli canne e il spiega a fare le colorante. cose prima? Un Non ci altro puoi fare casini. fiorellino. È inutile. Ce l'abbiamo una sigla per la messa a fuoco? Sì, come no. Vai, diciamo che va Diciamo bene. che, Io... e poi Ragazzi, dovete avere pazienza. e poi la libellula. Ok. Ormai mi dice che eccola, ecco, no, c'è stata per un attimo a fuoco. Vabbè, Una botta in testa gli voglio vabbè, e dare. la libellula. Dopo Comunque, t'accoppo. ragazzi, l'avete viste? Poi insomma ci saranno anche delle foto, quindi Sì, le sicuramente. vedrete. Quindi questa è la linea dei Color Charmés primaverili. Bene. Faticoso, vero? Poi, Pensa che io sto dall'altra parte, devo sempre stare a per vedere quei quanto casini che riguarda fai. i prisma, abbiamo fatto la stessa serie di fiorellini che trovate anche in cartonlegno, così non scontentiamo nessuno e potete scegliere la versione che preferite, quindi o in acrilico oppure in cartonlegno. Gli stessi, i colori, scusate, sono gli stessi. Abbiamo aggiunto il bianco, poi il giallino, quello proprio tenue tenue, e i due colori più forti per tutti i gusti. Libello, infatti, ci fa molto Molto Giappone. Giappone. Ah, ecco, ma ci ha mandato anche la bandierina.
Jackie. Ecco, e quindi niente, insomma, questa è la variante del set del cartolegno che vi ho mostrato prima. Ok, e per quanto riguarda invece le foglie, in acrilico trovate le foglie doodle, che sono queste qua, che le abbiamo fatte in una doppia colorazione, in un verde più scuro e in verde lime. Quindi questo è il verde là, vediamo, io riuscirei prova, ragazzi. Ecco. Forse ho capito come funziona, eh? Ah, evviva, battiamo le Forse, mani. forse! Dai. Ma non è detta, forse è stata un attimo di fortuna. No, Ecco, forse ho forse hai capito. capito come funziona. Era Perfetto, ora. dopo vi farò rivedere le altre Era ora cose. che capissi come funzionava. Ok, quindi sono le foglie colorate che, come scrive la regia e come scrive Leandro, non potevano mancare. Anche Sara piacciono le foglie, bene, bene. A quanto sembra le foglie sono una delle cose che piace di più in Ma le foglie, assoluto. diciamo che si abbinano molto bene a tantissimi progetti e a tantissime cose, quindi sicuramente sono molto versatili già come soggetto in generale. Ok, e poi andiamo. Sì. Mettiamo Battiamo le le mani. mani. E poi, scusate, ok. Andiamo a vedere un po' di scrittine, il prisma da abbinare ai fiori. Abbiamo questa in viola che semina gioia. E raccogli tempesta. Ah no, quella semina pioggia. Semina pioggia, invece no, noi vogliamo essere positivi, quindi pensieri positivi, che in questo periodo ce n'è bisogno. Quindi questa è la prima scritta che trovate per quanto riguarda il prisma. Poi sempre in colorato abbiamo il flower bloom. Bene. Ok, e Vedi, poi proprio precisa, tutta te, dopo poteva fare la manista, chi? Io no? no, non Tu no, credo. non potevi fare la manista. Ecco. Poi abbiamo, scusate, mi serve, grazie Ale, mi serve il cartoncino. Abbiamo vibrazioni positive. Qui continuano i Con messaggi su le le foglie foglie, sono ormai vi hanno proprio rapito. una cosa. Qui so proprio pure muori. Qui non l'ho. Aspetta, Ok, fermi tutti qui, mi sono perso. ci Cosa? sono Quindi delle lettere. selciaone, qui proprio posso pure. Ah, posso pure morire Ah, ecco con le che. cose. No, Ci ho erano le. impiegato. Scusami, Marta, errore mio, Marta, errore mio, non l'avevo letto bene. No, perché anche io ho visto tante vocali nel messaggio, quindi ho avuto Quindi difficoltà, mi sono diciamo, al confuso. colpo d'occhio Ma di Marta, vocali. possibilmente non ci morire, non vogliamo No, nessuna no, no. fuccenza. Abbiamo Già abbiamo degli Gianluca che è sfigato esperimenti, due quindi. volte. Eviterei, insomma, di avere anche. Ok. Quindi abbiamo la scritta vibrazioni positive in bianco, e questa va sempre bene anche per non, anche non in periodo non primaverile. E poi in inglese. Sara, ma io dico, cioè, vibrazioni positive, è bello, avevo letto vibratore, Sara. Allora, parliamone di questa cosa, Sara. Cioè, io capisco che stiamo facendo una diretta dove presentiamo i prodotti, ma come fai a leggere vibratore al posto di vibrazioni? Vabbè, Su, basta. vabbè, via. Bellissimo questo commento. Ok, e poi Grazie, per. Maria. Sì, Maria Antonietta, io grazie. taglio sempre corto. E poi abbiamo Good Times perché abbiamo fatto due scritte in inglese e due in italiano. Per come sempre, cerchiamo di accontentare un po' quelli che preferiscono fare i lavori creativi in italiano, oppure insomma, anche quella. Ci sono due filoni, no? Inglese ed italiano, quindi cerchiamo di fare per tutti e due. Abbiamo capito Ah, ma. perché Marta ha fatto tutto questo, perché dice che sei emozionale, quindi cadendo nel romanaccio è andata. Poi Ma oggi è pure. tranquilla, Marta, anch'io sono romano, quindi. Che poi oggi è pure Natale di Roma, giusto? Porca Ecco. miseria. Quindi tu da buon romano, io no, però dovresti Sara Pieri sapere. ci sta chiedendo aiuto. Aiuto, aiuto per cosa? Non posso, Sara. Ok. Non ne ho così, ho Oh, solo qualche ok. scritta. E quindi niente, ragazzi, io ho finito. Troppo corta questa. Troppo corta questa. Come si dice? Questa presentazione? È troppo corta, nel senso che sono stati presentati i prodotti attuali.
Questo è per questo mese, poi il prossimo ci saranno altre cose. Ma Quindi questo è un po' quello che abbiamo fatto per la primavera e per diciamo questo periodo, però sono cose che comunque potete utilizzare durante tutto l'anno. Oh, ecco, anche Laura gli piacciono le scritte sia in italiano che in inglese. Bene, bene, quindi facciamo bene a fare la doppia versione, non proprio la traduzione, ma a cercare delle soluzioni per delle frasi carine. In italiano è sempre più difficile rispetto all'inglese, però noi ci mettiamo tutta la volontà e l'impegno per scovare delle espressioni che possano andare bene per i vostri lavori creativi. Bene, allora io ho finito la mia presentazione, spero che vi siano piaciuti le foglie sicuramente perché hanno avuto tantissimo riscontro, tantissimi vostri commenti. Ecco, Sara Pieri, sì, ti arriveranno molto presto perché anche il DT questi non le ha perché ci sono state poi l'spedizione, tutte le emergenze, insomma c'è stato dei ritardi, quindi avevamo sospeso un po' tutto quello che era diciamo la logistica, quindi anche loro devono averle. Eleonora ci dice: ma delle parole con la calligrafia di Sara Daphne le farete? Ma chissà, tutto può essere, dovete aspettare un attimo, tutto può succedere. Ah, ecco, Maria Antonietta invece ci dice che la presentazione è stata ricca, quindi insomma va bene così. A maggio, estate, un mese prima? Non ho capito. Se a maggio facciamo l'estate un mese prima, ma Ah! bisogna spiegarti tutto, visto che siamo andati con primavera un Avevo mese preso dopo. dopo, sì, ma non sono molto ricettiva, scusa Sara, ma non è colpa mia che sono un po' così. E chissà, chissà. E qui intanto le ragazze del DT stanno facendo la lista della spesa. Sì, uno di tutto, grazie proprio. Grazie Marta. Grazie, grazie. E un saluto anche a Carla. Ciao Ah, ciao Carla, Carla, benvenuta. benvenuta. Tranquilli perché adesso. Ci tengo a specificare la carrellata. Secondo me dovremmo fare una, come si dice, trovare anche una piccola sigla per la carrellata, perché secondo me potrebbe starci molto bene. Tipo un jingle, tipo, non lo so. troveremo. Una Perfetto. carrellata. Ora, la prossima volta faccio anche il video con scritto La carrellata con la musichina sotto. Perfetto. Guarda, Mi puoi inquadrare un che attimo c'è le tutto. scritte? Cosa E vuoi, mi puoi scusa? togliere un attimo dal monitor? Sei brutta? No, vorrei, per fare la carrellata ho bisogno della bustina che mi è caduta prima. Della cosa che Scompare. ti è accaduta prima, quindi cosa Della faccio bustina. vedere nel Solo frattempo? queste scritte, Soltanto un questo attimo. si sta piegando Perfetto. per raccogliere la cosa che mi è Eccomi. caduta. Posso riapparire? No, Ecco. per fare la carrellata mi ho perso la mia bustina. Sì, anche perché pure Emanuela dice sì, fate la Ah, carrellata ok. perché Vabbè, ha posso perso riapparire? l'inizio, Ah, quindi ok. vai con la E quindi carrellata. niente, avevo bisogno della bustina che mi era caduta in terra, quindi non volevo insomma sparire. Allora, carrellata, ripartiamo ovviamente dalla fine, quindi abbiamo per quanto riguarda, partiamo dal prisma e dalle scritte. Quindi abbiamo vibrazioni positive, eccola qua in bianco. È riuscita quasi a metterla a fuoco Sì, ma all'inizio. ci voglio riuscire, abbiate pazienza. Mettici sotto col memory. Niente, non ce la posso fare. Ce la puoi fare. Perdo la speranza, però insomma, l'avete vista. Poi facciamo così, se no stiamo qui fino a mezzanotte. Good times, in bianco, per gli amanti dell'inglese. Poi abbiamo, ops, flower bloom, eccola qua, in fucsia. E poi in italiano abbiamo semina gioia. Perché, come si dice, sempre pensieri positivi. Bisogna averli. Ok, da abbinare alle scritte abbiamo sul terzo fiorellino, abbiamo i fiori, sempre nelle stesse colorazioni, e poi anche un. Scusate, va davanti e indietro, ma mi si muovono tutti e non riesco a centrarvi nella camera. Abbiamo anche dei colori un pochino più tenui, che sono il bianco e questo giallo leggermente è satinato ed è leggermente. Ora non so bene come rendervi perché molto probabilmente il monitor falsa un po', però diciamo che se lo mettete sul bianco è un giallo molto molto leggero. Ok, Sara Pieri dice che gli piace Semina Gioia. Quindi ok, glielo metto nella lista, ho già capito perché stanno mandando dei messaggi subliminari, Sì. Lelitti. E poi abbiamo le foglie da abbinarci che sono in due. E voilà, in due colori, quindi un po' mix.
in colore lime e in colore verde un pochino più... Ops, ragazzi, non riesco a centrare queste foglie, ok? E invece nel colore un pochino più scuro. Ecco qua. Vi avvicino anche questo, vediamo che... Dice giallo Giallo pastello. pastello, sì, ma è molto molto chiaro, però se lo utilizzate su dei fondi scuri sicuramente rende molto. Dopo le foglie, sempre per quanto riguarda la linea Prisma, abbiamo i Color Charmesse, tutti piccolini che come al solito potete abbinare per i vostri mini album, potete farci degli orecchini, potete farci tantissime tantissime cose e potete ovviamente abbinarli a sia alla linea Prisma ma anche ad altre cose, ad altri legnetti, perché vi ricordo sempre che i legnetti e i Prisma possono essere abbinati fra loro e danno dei risultati molto belli. Quindi non abbiate paura di sperimentare e di mettere insieme anche i due materiali. Ok, quindi vado e riparto con un po' il diciamo random perché non so bene come li ho fatti vedere prima. Quindi vado con altri fiori, passiamo alla linea del cartonlegno, quindi dei fiorellini doodle in diversi soggetti ai quali ci potete abbinare. Ora parto con la carrellata delle foglie. Preparatevi, chi è svenuto prima e non vuole rischiare di venire di nuovo, io lo avverto. Quindi abbiamo il set delle foglioline doodle. Me le metto tutte, comunque sono ripetute, sono nove elementi. Quindi anche queste le potete... L'ultima non si Ecco qua. vede. Ah. No, quell'altra. Questa, ok, ve la metto qui, tanto i soggetti sono tre, sono più grandi e più piccoli e si ripetono fra loro, sono nove elementi che trovate nella confezione. Dopo queste abbiamo i rametti con i pippolini, come ho detto prima, chiamateli poi voi come volete, vacche, scusate, o non so, trovate altri nomi, un po' piene, un po' vuote, che ovviamente si possono come tantissime altre nostre decorazioni sovrapporre per creare più spessori o creare degli effetti divertenti. Sempre per la serie foglie, poi abbiamo le fogliette in gruppo, eccole qua, questa è quella coriciosa, non mi ricordo chi è che ce l'ha suggerito prima, forse Laura. Laura, vediamo un po' se riesco, non riesco, vabbè. Non ci provo più, ormai ho deciso di smettere di cercare di mettervi a fuoco queste foglioline, quindi abbiamo le foglie in gruppo, eccole qua, poi abbiamo i fiori, i primi forse che vi ho mostrato, quelli pieni e vuoti che potete sempre sovrapporre e potete sempre colorare, imbossare, ci potete fare tantissime, tantissime cose per la versatilità del cartonlegno. Poi abbiamo i fiori più fantasiosi dell'universo. Emanuela ci dice belline, grazie. E poi è arrivato un messaggio a metà che dice: le foglie sono Sono come come il... il, ma non Ta-da-da-da. sappiamo come il cosa. Eleonora, per favore, riscriverci perché non ci puoi mandare a Siamo letto curiosi di con sapere: le foglie sono questo come il dubbio. cosa. Ecco, Con questo dubbio, quindi aspettiamo che tu ci qui, come scriva. il nero vanno su Ah, tutto. ecco, vedi, da Vanno quello con che dicevo io, tutto. che le foglie sono molto versatili, quindi si possono utilizzare. Meno male che ci hai sciolto questo dubbio, perché no, se no insomma, ci pensavo tutta la notte a questo messaggio troncato a metà. Ok, quindi questi sono i fiori che hanno più scatenato la vostra fantasia, i fiori girandola, lecca-lecca, è quello che più vi piace vederci. Quindi c'è fiore e foglioline, qui è tutto insieme. Poi abbiamo per finire, no, per finire, vabbè, le bustine, eccole qua. Ferite, le bustine fiorite, Le bustine fiorite. per cui No, mi ride e si fai ridere, no, commuove, mi fai ridere, non è che mi... sì. Perché E ride e si commuove. tu mi dici le cose. Cosa ho detto io? Ho detto Vabbè, le sono bustine, le ma come sarà bustine girare? fiorite. Ma che faccia? Mi piacciono le bustine Capito? fiorite. E poi, ovviamente, non poteva mancare l'ultimo della serie che finisce il cerchio delle stagioni, che è la Primavera Outline. E niente, insomma, quindi potete fare anche dei progetti e terminare l'anno.
Maria Antonietta ci dice che i fiori di girandole sono i suoi preferiti. Ah, vedi? Ecco, Marba nel top, grazie. E quindi ognuno credo ha trovato quello che è il suo preferito, le mie sulle bustine, ovviamente, come avrete capito, Manuela, scusate. le bustine. Le bustine anche Manuela, vedi, io non sono la sola Mentre allora. Sara ama i fiori Fiori lecca-lecca. lecca-lecca, sì. Ora apriremo un sondaggio Sì. prossimamente su quale sono il vostro soggetto primaverile preferito e vediamo un po' chi vince. Quindi questo io vi lascio qui la primavera, che è il tema, che è stato il tema di questa presentazione di prodotti. E niente, insomma, la carrellata è finita. Lì, questo è il correttore automatico di Sara, e dice, detta così, sembrare spacciatori, non so, forse di fiori, Io non... non ho capito, stavo a però. volte a capirla, sai, No, ma io ho perché è detto, T9, è il è T9, telefono sì, che gli che cambia dei cambia... problemi, quindi tre volte comunicare con lei a volte veramente. Ha detto Come si i suoi dice? tutti, le ha tutti, si è vinto. Così dici, non hai l'imbarazzo della scelta. E niente, allora questa vi lascio ecco qua in la primavera, che è il tema della nostra diretta di questa sera. Quindi, insomma. Speriamo, ma insomma, ci avete dato dei feedback positivi che questi prodottini nuovi vi sono piaciuti, quindi ci fa molto piacere. E niente, che altro dire? Io a questo punto credo No, non io ho so neanche capito che tutto ora il sia fatto. discorso di Sara, l'ho messo uno dietro l'altro perché Perfetto, ha allora mandato... illuminaci Sì, così almeno. praticamente il discorso delle bustine, dice, sembrate degli spacci, quelli che spacciate bustine, cioè ci ho Ah, tenuto un ok, è il pochino a soggetto della organizzare bustina, tutti, sì, il quindi. soggetto Ah, della bustina fiorita, perfetto, allora. capito? Tutto ha un Ci è senso voluto un pochino adesso. a unire tutte le cose, ma alla Sì. fine siamo arrivati al punto di... Tu sei Abbiamo arrivato capito. perché magari ti sei riletto un attimo i Sì, messaggi e sì, sì. quindi hai, come si dice, hai ripreso il filo del Ma non discorso. è facile, che ti credi No, vabbè, però te? stai lì dietro, qualcosa fai anche tu. Ma certo, io sono sempre qui a far nulla, Certo. vero? Come fai adesso te? Se ci fossi io, tu non faresti nulla, perché te che la tecnologia Sicuramente produrre siete due in diretta mondi i prodotti paralleli, non non le li potrei potrete far vedere mai, in quindi diretta, ma mi toccherebbe, esatto, non diciamo, fareste le cose in andarli a far diretta, vedere porta a porta. farebbe i montaggi, i video, e poi vi farebbe vedere le cose, vabbè, non lo dico come. No, infatti, ma infatti, senza, diciamo, ringraziamo Leandro che almeno vi dà la possibilità di vedere queste cose, perché se no io sarei incapace, quindi dovrei. Oh, Capito? beh. Grazie Leandro, Grazie, grazie. Leandro. Grazie Leandro, ci sono anche io. Guarda Ecco. la barbetta che mi è venuta, che non mi faccio la barba da quando siamo in quarantena. Ecco, oh, finalmente ogni tanto si fa vedere anche lui che si concede, diciamo, alle telecamere, al video, diciamo così, perché non è tutte telecamere, tutte abbiamo queste webcam. Sì, però non mi faccio la barba da quando siamo andati in quarantena e Esatto, quindi... quindi se non ci fanno uscire presto, insomma, potrete vedere Leandro in versione Guarda, ci sono Babbo arrivate Natale. delle cose te le mando in sequenza, ci Sì, sono veramente cosa belline. sono arrivate? Allora, Carla ci dice come sempre tutto al top, grazie e buona serata. Grazie a te Carla per i complimenti e per essere stata con noi. Grazie anche a Sara che ci dice bravi ragazzi, grazie mille. E Sara, bravissimi davvero, grazie anche a te, un bacione. E Marta ci dice vi completate. Ecco, vedi? Ha ragione. E poi E il poi top è questo, il guarda. top, vediamo un po'. Grazie Grazie Leandro. Leandro, brava, grazie. Grazie Leandro. E grazie Grazie. Leandro. Hai Cioè, mi visto? stanno perculando alla grande. Parti da sta cosa. Cioè, questo è Non è tutto per vero, non è dire vero. sì, diamogli il contentino. Non è vero. Ti vogliono tutti bene. E ti è becca di Vai. questa. Bello, questo so io, eh. Oh, vedi Questo che so se ti fai io. vedere, ma ti arrivano Sì, ma anche Maria dei Antonietta lo dice complimenti. Perché? apposta. No, non è No, vero. no, dice Sì, è apposta, dice sincera apposta. Maria No? Antonietta, lo Che sa. sia sincera, sì, ma in questo caso lo dice apposta. Vabbè, vedremo, vedremo. Voglio Allora, bene, Maria Antonietta, lo sai. ecco. Dopo che ci siamo scambiati tutti questi messaggi di affetto, Vabbè, ma c'è io vi pure saluto. quello, Ma no? certo, Dai. ma lo sanno che noi insomma presentiamo prodotti, ma poi ci piace stare anche in loro compagnia per fare delle battute, per passare un po' di tempo insieme e confrontarci e scherzare. Allora, io niente, chiuderei questa cosa Io della non ho capito questa. presentazione. Vabbè, Perché non lo so, sono. chiede sta cosa a Non lo me? so, What the... Ah no, a te, me no, no, è che io io... no, Vabbè, adesso è ne freddo, parleremo. tipo, è ancora freddo. E niente, quindi che vi devo dire? Allora,
Prossimo? Sì. Sì, perfetto. Scusate, perché io mi perdo un po' i pezzi, quindi oltre che la regia, Leandro mi fa anche da agenda. Quindi intanto vi ringrazio Ma è vero, posso fare così? No, per no, posso essere fare. intervenuti alla nostra diretta e poi vi anticipo che sabato prossimo, come lo scorso, visto che ce l'avete chiesto in tanti, rifaremo un progetto in diretta con sorpresa, ancora è troppo presto per svelarlo, però sabato prossimo io vi do appuntamento sempre alle 15 perché faremo un'altra diretta insieme a noi Upla, insieme a qualcuno, forse Qualcuna. o qualcuna, però diciamo vi invitiamo a venire insomma a seguirci e poi ovviamente se avete visto anche la diretta del sabato scorso potete intervenire insieme a noi perché noi vi mandiamo un video insieme a noi, facciamo il progetto insieme, facciamo quattro Ci cartelle mostrate i insieme, vostri ci progetti, come mostrate i stanno vostri proseguendo. progetti Potete e fare delle esatto domande direttamente a a chi chi prenderà il sì, all'autore progetto del e progetto e quindi vi quindi potrà dare delle dritte. esatto, invece di scrivere tanti messaggi potete direttamente fargli la vostra domanda a voce. Marcia dice, segreti e sorprese? È un po' sì, ragazzi, abbiamo finito una diretta, abbiamo fatto vedere tutti i prodotti, lasciateci un attimo mettervi un po' di curiosità, però dai, insomma, credo che ci stia e via, vi aspettiamo sabato se volete ecco, passare un'oretta o 2 ore insieme a noi per... Sì, grazie, ecco, Carla, È sarai dei nostri contento che sia. ancora allora, io ti aspetto e, perché insomma ci ha fatto mandato poi la foto della tua copertina realizzata, quindi sono sicura che farai quest'altro nuovo progetto insieme a noi. Quindi io, niente, vi do appuntamento a sabato per un'altra diretta, poi troverete tutti i dettagli sempre sulla nostra pagina Facebook, anche Laura dice sì grandi, quindi ti aspettiamo anche te Laura e troverete poi i dettagli sulla pagina Facebook, quindi restate collegati e lì scoprirete tutti i nostri segreti e suspense. Niente, E per vi adesso. divertirete a fare un nuovo progetto insieme a noi. Esatto. E niente, io vi saluto, vi mando un grande bacione. Leandro, vuoi salutare anche Oh, tu? vi saluto tutti, carrellata, siete talmente tante e tanti che ci vorrà un pochino, però diciamo a ordine sparso e non me la prendete a male se mi dimentico di qualcuno. Quindi un saluto a Carla, Ale, Marta, Laura, Maria Antonietta, Sara, Emanuela. Carla, poi c'era Eleonora, poi c'era Monica, insomma siete veramente tanti, io non me li ricordo tutti quanti, c'ho una memoria, Nicole, Pazzi, chi altro c'era? Non mi ricordo, un'altra Anch'io Sara, vai, non io, mi vai, ricordo. un bacione veramente a Io vi tutti, con saluto con le mie bustine le sue bustine fiorite. fiorite. Vi do appuntamento alla prossima diretta sabato per un progetto insieme. E ciao a tutti e grazie. E un saluto alle bustine, vedi? Vedi? Perfetto. Ciao a Ciao, tutti. buona Ciao serata. ciao Ciao. ciao.